partecipazione a questo film è nata, credo, per certe affinità con la sua, con la mia vita, insomma, qualcosa che peraltro io conoscevo, ho conosciuto Elio, Paolo non lo sai questo, io ho conosciuto Elio all'uscita di una prima del giorno della civetta davanti al Fiamme, io facevo l'accademia e vividi, e insomma rimasi molto colpito dal fatto di vedere una specie di mito all'epoca per me. Poi questo mito è diventato più familiare, ma non per questo meno mito, soltanto più familiare. Era un, quando avete detto ha rinnegato il padre, mi viene in mente la sua passione per la psicanalisi e per la cama in questo caso. Non è che io non sono un intellettuale, però qualcosina di questa roba qua ho masticato poco poco. La partecipazione al film per me è stata naturale, come spiegarmi, naturale, come un proseguimento della mia vita appena trascorsa, quella che avevo lasciato. Io lavoravo alla Fiat, facciamoci chiaro, la Fiat, mica tanto diversa dalla FAM. Non stavo alla catena, non facevo il cottimo, perché ero un privilegiato sotto questo aspetto, nel senso che facevo parte di una porzione di coloro che si occupavano di riparare le catene che si rompevano. Io studiavo con un operaione alto e grosso che mi diceva: Gigi, mettiti il libro nella tuta e andiamo a riparare, e andavamo, e io andavo con lui, lui andava a riparare e io andavo al cesso a studiare, al cesso, ai bagni. Ma è vero, non è una palla. Quando le guardie picciano il pulsante, cioè quelli che escono picciano il pulsante e il pulsante si accende rosso, tu vai a farti, sfiorare da quelle mani che non sono tanto mani gradevoli, che ti fanno aprire la borsa, ed è a caso questa roba qua. Io l'ho vissuta questa. A me mi è sembrato di far partecipare al film, mi è parso estremamente naturale. Poi certo ero incantato da quello che vedevo, insomma, io ho fatto l'accademia, ma ero giovinotto, uscivo da Rolando Furioso. Non ho fatto un secondo spettacolo con Ronconi che si chiamava XX, si fece a Parigi, eccetera, perché avevo la classe operaia da fare, e poi perché Marina, mia moglie, sorella di Paola, all'epoca era incinta di Leonardo. Quindi c'è una serie di cose familiari e professionali che si incrociavano. Sul set sono stato tranquillo, anche un po' esaltato. Un po' esaltato perché aspettavo un bambino e facevo il film. Con Petri. E poi c'era con Petri. Sulla classe operaia! Porca puttana, ma una cosa mi esalto dicendo queste cose, scusate. Voglio sapere, sul set abbiamo capito com'è stata l'uscita della classe operaia, cioè quello che è successo dopo, come l'hai vissuto? Non ho capito la domanda. Com'è? Quello che è successo dopo, con l'uscita del film, la reazione, com'è stato per voi? Non so, per me ha fatto pedigrì fare la classe operaia. Come in teatro l'Orlando e in cinema la classe operaia va in paradiso. Sono rimasto molto sorpreso anch'io quando molta critica, soprattutto di sinistra, come dicevi tu, ha, come dire, picchiato forte in testa. Ma d'altra parte i critici fanno un altro mestiere, scusami Mario, totalmente un altro mestiere. Totalmente. Allora io, diciamo per non toccare i critici di cinema. In teatro, per esempio, i critici hanno sempre un copioncino sotto che nessuno gli tira fuori e che nessuno mette in scena. Non accade la stessa cosa con i critici di cinema, perché è un pochino più complicato mettere in piedi un film. Però che i critici facciano un altro mestiere è una mia profonda convinzione. Senti, ma il rapporto con Volontè, tu c'hai dei momenti anche particolari, no? Di confronto. Sì. Tutte le persone che io abbia sentito parlare di Volontè. Fermati. Ecco, vai. Fermati. Noi vivevamo in due ambienti diversi. Noi non ci vedevamo altro che sul set. Lui andava d'accordo con. Aveva rapporti più anche di carte, di gioco, di serate trascorse insieme con il gruppo che nella sceneggiatura era dalla
è tra i cattivi, diciamo. È tra quelli che lui non amava. Poi però quando è finito il film aveva dei sorrisi amichevoli che io non dimentico. Vabbè. Ma per esempio era un regista che faceva molti Chuck? No. No, da quello che mi ricordo non faceva molti Chuck. E soprattutto non c'erano i monitor. Certo, soprattutto le inquadrature erano fatte prevedendo tutto quello che poteva lui volere e l'operatore realizzare. Non c'era il confronto, vabbè, è chiaro, no? Sì. E non è preistoria questa, è vero che sono trascorsi che diciamo 48, però dire 48 anni è poco, quasi mezzo secolo. È una roba da paura, quasi mezzo secolo. No.